Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia-Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Si allarga l'inchiesta sulla morte del piccolo Gian Lorenzo Manchisi, il bimbo di 2 anni e mezzo che perse la vita nel 2019 cadendo da un carro di carnevale in via Indipendenza. Il GIP di Bologna ha deciso di processare per omicidio colposo anche 2 degli organizzatori della sfilata, figure legate alla curia bolognese. Sono indagati per aver omesso di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui carri e di vietarne l'accesso ai minori. Nessun rappresentante delle istituzioni alle esequie del grande attore bolognese Gianni Cavina, morto sabato a 81 anni. Pupi Avati sbotta: odio questa città. Il sindaco Matteo Lepore parla di disguido e annuncia che Cavina sarà adeguatamente ricordato. Alle estreme propaggini di Bologna, dove insiste il deposito ANAS vicino alla chiusa di San Ruffillo, esiste da tempo un concentrato di baracche e casupole su terreno non edificabile, proprio sull'argine del Savena. Il gruppo Bologna ci piace chiede al comune di intervenire. La gestione del Covid e delle altre attività dopo l'emergenza sanitaria. A ETG fa il punto il direttore generale dell'AUSL di Bologna, Paolo Bordon. Avremo particolare attenzione, ha detto, anche per lo stato di salute sociale e di benessere psicofisico del cittadino. Siamo sopravvissuti a un biennio disastroso a causa della pandemia e nonostante la mancanza di ristori abbiamo messo in sicurezza le attività aeroportuali, lo ha detto l'amministratore del Marconi di Bologna, Nazareno Ventola, annunciando la ripartenza degli investimenti sullo scalo cittadino. Intanto nel CDA dell'aeroporto, comune e città metropolitana nominano l'ex consigliera PD Elena Leti. Buonasera dalla redazione di ETV. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente che 3 anni fa costò la vita a Gian Lorenzo Manchisi, il bimbo di 2 anni e mezzo morto cadendo da un carro di carnevale in via Indipendenza. Ci sono novità infatti nell'inchiesta, con 2 nuovi indagati legati ai comitati della curia bolognese che organizzarono la sfilata. Federico Balletti. A poco più di 3 anni dalla tragedia si allarga l'inchiesta sulla morte del piccolo Gian Lorenzo Manchisi, il bimbo di 2 anni e mezzo che perse la vita il 5 marzo 2019 cadendo da un carro di carnevale in via Indipendenza. Il GIP di Bologna, Maria Cristina Sarli, ha messo un'ordinanza di imputazione coatta nei confronti di 2 degli organizzatori di quella festa, Paolo Castaldini, responsabile del Comitato del Carnevale dei Bambini, e Don Marco Baroncini, presidente del Comitato per le manifestazioni petroniane, figure entrambe legate alla curia bolognese. Si tratta di un secondo filone di indagine rispetto a quello che finora ha visto indagati per omicidio colposo il proprietario e allestitore del carro, Paolo Cannellini, il collaudatore Marco Pasquini e la mamma di Gian Lorenzo, Siriana, rinviate a giudizio 2 mesi fa. Ma la famiglia del bambino, assistita dagli avvocati Mauro Nicastro e Annalisa Gaudiello, ha sempre chiesto di accertare eventuali responsabilità anche a monte dell'evento legate al mancato rispetto di norme di sicurezza e autorizzazioni. Ora è arrivata la svolta, con la decisione di mandare a processo entro 10 giorni i 2 responsabili di quella sfilata per avere omesso, si legge, di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui carri e, in assenza di specifiche protezioni, vietarne l'accesso ai minori, oltre che di chiedere al comune l'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento. Con quest'ultima richiesta avrebbero permesso al comune di avviare l'iter autorizzativo e predisporre modelli organizzativi per garantire accettabili livelli di sicurezza. Queste omissioni, secondo il GIP, sono da ritenersi con causa dell'evento e quindi del tragico incidente nel quale è morto Gian Lorenzo. Quel carro, scrive ancora il giudice, non era idoneo ad accogliere bambini, in quanto non presentava adeguata protezione esterna tale da impedirne la possibile fuoriuscita accidentale. Prendiamo atto di questa decisione, ha spiegato al resto del carlino l'avvocato dei 2 nuovi indagati, Ludovico Gamberini. Siamo di fronte a una normativa articolata e forse non sempre chiara, dove per decenni nessuno ha evidenziato magagne, questo a sottolineare la buona fede dei miei assistiti. Confidiamo, ha detto ancora il legale, che si possa fare chiarezza e dimostrare la nostra assistenza.
assenza di responsabilità. Dal canto loro, gli avvocati Nicastro e Gaudiello, che assistono la famiglia del bambino, chiedono semplicemente di non dimenticare Gian Lorenzo e di continuare a stare vicino alla famiglia Manchisi. Condividiamo la loro gioia per questo importante passaggio processuale. Qualcuno, hanno aggiunto, dovrebbe chiedere scusa alla mamma siriana per averla caricata di pesi insopportabili. Ieri i funerali del grande attore Gianni Cavina, le cui esequie sono state celebrate in Bolognina dai familiari e dagli amici più stretti e soltanto in assenza anche di rappresentanti delle istituzioni, a tal punto da suscitare lo sdegno del regista Pupi Avati. Vediamo. Come Carlo Delle Piane nella vita e nella morte, non ha ottenuto il successo che avrebbe meritato, non ha avuto la giusta gratitudine che avrebbe dovuto ricevere. Sono passate quasi nel silenzio, infatti, le esequie di Gianni Cavina, scomparso la scorsa settimana 81 anni dopo una lunga malattia, attore simbolo, si potrebbe dire iconico di gran parte dei film di Pupi Avati, come Delle Piane appunto, ma forse ancora di più, senza il cui volto, le cui espressioni capaci di passare in un batter d'occhio dal comico al drammatico al grottesco, i film del regista maestro bolognese e del fratello Antonio non si potrebbero nemmeno ricordare. Ieri nella chiesa dei Salesiani alla Bolognina, vicino alla casa dove Cavina viveva con la famiglia, ai suoi funerali non c'era la folla che ci si sarebbe potuta aspettare per chi ha portato la bolognesità ben oltre gli angusti confini provinciali, e nessun rappresentante delle istituzioni, nessuno, assenza a tal punto paradossalmente visibili che lo stesso Pupi Avati si è lasciato andare ad un melanconico sfogo, rinunciando alla comunione come atto di contrizione protestataria, spiegando all'officiante Don Massimo che in quel momento, così come già accaduto a Roma, i funerali quasi deserti di Delle Piane, stava odiando addirittura la propria città. E mentre il Tempio dello Spirito, dove giacevano per l'ultimo sobrio umile saluto i resti mortali del grande attore ed interprete bolognese, prima dell'ultimo viaggio terreno, quello laico e temporale del Palazzo da Curzio ricordava più pomposamente, ma anche freddamente, nel corso del Consiglio Comunale, Gianni Cavina, le cui ineguagliabili e mutevoli espressioni, come nei grandi ritratti del Rinascimento, potremmo rivedere inedite post mortem quando uscirà la pellicola su Dante. E questa mattina in merito il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha parlato apertamente di un disguido da parte del comune di Bologna per non avere preso parte ai funerali. Sentiamo. Noi abbiamo intanto omaggiato in Consiglio Comunale Cavina, un attore importante, un bolognese, una storia centrale nella storia della nostra città. È stato ricordato in Consiglio Comunale e purtroppo per un disguido nessun consigliere o assessore ha potuto partecipare ai funerali, ma lo omaggeremo come merita. E facciamo il punto, come ogni giorno, sull'andamento della pandemia da coronavirus. Rallenta la curva dei nuovi contagi da Covid-19 a Bologna e nel resto della regione. Secondo il consueto aggiornamento emanato dalla regione Emilia-Romagna, della curva pandemica nel capoluogo emiliano-romagnolo e a Bologna i casi di positività, tornano sotto quota 1000, fermandosi a 903 contagi. I ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del bolognese sono 17. Purtroppo si registra un nuovo decesso e riguarda una donna di 86 anni. In tutta la regione i nuovi casi di positività sono 3.036. I ricoverati nelle terapie intensive tra Piacenza e Rimini sono complessivamente 40, uno in più di ieri. 10 invece i decessi nelle ultime 24 ore. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti in Emilia-Romagna 27.324 tamponi. La percentuale di quelli positivi è dell'11,1%. L'andamento della pandemia nel nostro territorio vede in questi giorni una crescita dei contagi e anche un aumento dei ricoveri, fortunatamente però di bassa intensità. In questo quadro l'ASL di Bologna si è già predisposta per recuperare il percorso di cura degli altri pazienti che ha avuto una frenata durante la fase più acuta della pandemia. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'ASL, Paolo Bordon. Sentiamo. Dottore, se l'andamento dei contagi continua ad essere comunque questo, quindi certamente con un rialzo, ma a fronte di un numero di ricoveri che tutto sommato non allarma, state già riorganizzando il recupero di visite, di interventi che comunque nei mesi scorsi sono rimasti necessariamente indietro a causa dell'emergenza sanitaria?
Sì, stiamo lavorando su questo, come stiamo lavorando anche sulla gestione del Covid. Nell'ultima settimana, per la verità, abbiamo avuto circa un 40 ospedalizzati in più come saldo, quindi è un numero di ricoveri, soprattutto di bassa intensità di degenza ordinaria, però è un numero che non compromette il piano di recupero delle altre attività che con fatica stiamo cercando di fare tutti assieme, anche condividendo degli obiettivi di area metropolitana, che sono il recupero di pazienti in particolar modo di classe A, ovviamente, quindi gli interventi più urgenti, ma allargandosi anche alle altre patologie, a quelle classi, diciamo, meno importanti dal punto di vista dell'urgenza, ma sicuramente importante per lo stato di salute sociale e di benessere psicofisico del nostro cittadino. Cambiamo argomento. Si rafforza l'impegno della Direzione Investigativa Antimafia a Bologna. Lo ha annunciato il direttore Maurizio Vallone oggi in città per presentare l'anteprima della mostra itinerante per i 30 anni della DIA. L'allestimento verrà inaugurato giovedì mattina dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Vediamo. Più uomini e mezzi a Bologna. La direzione investigativa antimafia punta a rinforzare la realtà che opera in Emilia-Romagna, trasformando la sezione bolognese in un centro operativo. Lo ha annunciato il direttore della DIA, Maurizio Vallone, che in prefettura ha presentato la mostra, allestita per i 30 anni della struttura investigativa Interforze, ideata da Giovanni Falcone, per contrastare la criminalità organizzata. L'esposizione sarà inaugurata giovedì alla presenza del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che poi parteciperà al convegno a Palazzo Caprara, dal titolo Mafie d'appalti, la prevenzione antimafia. La sezione operativa diventerà nel giro di pochi giorni centro operativo, quindi viene innalzata di livello, ci sarà un comonnello a dirigerla, più uomini, più mezzi a disposizione delle prefetture per le attività di prevenzione antimafia, a disposizione dell'autorità giudiziaria per le attività investigative. Ma noi speriamo in prospettiva di arrivare addirittura al raddoppio di questa sezione. E stiamo lavorando con i comandi generali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza come risorse umane per far arrivare in breve tempo un numero significativo di personale. Nel frattempo abbiamo fatto arrivare un comandante della Guardia di Finanza, un vicequestore della Polizia di Stato particolarmente esperto nel settore del contrasto all'Ndrangheta, in quanto proviene dalla squadra mobile di Reggio Calabria, del vice dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria, e stanno arrivando anche 3-4 almeno di ispettori e di marescialli particolarmente qualificati nell'attività di prevenzione e di repressione. All'anteprima della mostra Antimafia itinerante, anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore, oltre agli studenti delle scuole bolognesi. Le inchieste degli ultimi anni, come Emilia, hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio emiliano-romagnolo. Dei primi anni 90 che Camorra dei Casalesi, Camorra napoletana e poi Ndrangheta calabrese, ma anche Cosa Nostra sono presenti in queste zone, ma oggi abbiamo anche nuove sfide, perché anche le mafie straniere sono presenti in tutti i territori dello Stato italiano e anche in questa regione, e lavorano non in contrapposizione con le mafie tradizionali, ma in perfetta collaborazione. Ci spostiamo in provincia. È comparsa una baraccopoli sull'argine del Savena, a pochi passi dalla chiusa di San Ruffillo e a poche decine di metri dalla Futa. Lontani dal mondo e pur così vicini. Gianfranco Parmigiani. Allora, innanzitutto ubichiamo questa scampagnata, questa gita fuori porta ma anche fuori programma. Siamo sull'argine del Savena, davanti alle scuole Ferrari in via Pavese. Di là c'è l'ex sede dell'ANAS, via Bosi. Alle mie spalle invece c'è una baraccopoli che è qui da molto tempo, probabilmente mesi e mesi. Le costruzioni sono direttamente o quasi sul fiume Savena, che ora è ai minimi storici o quasi. C'è un filo della luce, ci sono degli scarichi. Naturalmente queste casupole sono in territorio demaniale, costruite e vissute in modo del tutto irregolare. La segnalazione di questa situazione, insomma, ai confini della vivibilità è stata raccolta dal consigliere Gianmarco De Biase di Bologna Ci Piace, che non casualmente incontriamo sull'argine del Savena.
Sì, ci sono stati segnalati dai residenti della zona la presenza di queste case, casupole, proprio in riva al fiume, e che naturalmente sono a rischio inondazione nel caso in cui il fiume Savena dovesse tracimare. E abbiamo chiesto al comune, attraverso un'interrogazione, se ne era a conoscenza. Ci hanno risposto che in questa zona non è concessa nessuna autorizzazione edilizia, e quindi noi chiediamo di intervenire direttamente, anche sollecitando il Demanio in quanto responsabile delle zone adiacenti al fiume, per rendere di nuovo vivibile questa zona. Uno sguardo ora alla situazione in Ucraina e alla macchina di solidarietà che è in moto ormai da diversi giorni. Sono arrivati al confine tra Polonia e Ucraina gli aiuti umanitari inviati dalla UIL Emilia Romagna insieme a due onlus e appunto per aiutare le popolazioni colpite. Si tratta di medicinali e altri generi che saranno distribuiti ai civili attraverso il sindacato ucraino PFSU. Sentiamo. Sono arrivati a Przemysl, dall'ultimo avamposto in Polonia dell'Unione Europea, a confine con la martoriata Ucraina, gli aiuti umanitari, frutto di un progetto della UIL Emilia Romagna insieme a Progetto Sud e Africa Clean Onlus. E sono stati responsabili di queste organizzazioni Carmelo Massari e Roberto Rinaldi a scaricare i furgoni contenenti materiale sanitario, abbigliamento, un generatore di corrente, torce, alimenti, sacchi a pelo e brandine che vengono consegnate al sindacato ucraino FPSU, Federation for Trade Union. In questi giorni siamo impegnati come UIL dell'Emilia Romagna in una spedizione che abbiamo fatto assieme ad Africa Clean, assieme ai nostri dirigenti della UIL, per portare un aiuto a quelle che sono le popolazioni dell'Ucraina, come ben tutti sappiamo, in grande difficoltà in questo periodo. Cos'è che manca? In questo caso mancavano dei medicinali. Noi siamo riusciti a portare questi medicinali ai confini, e quindi la spedizione che abbiamo fatto, che è partita sabato nel pomeriggio, al momento è andata a buon fine. Questo per dare grande solidarietà a queste famiglie, questo per dare solidarietà a queste popolazioni, questo per dire che la guerra è talmente crudele che prima cessa e meglio è per il mondo intero. Un concerto per Emergency e per aiutare la popolazione ucraina. Giovedì 14 e venerdì 15 aprile al Teatro Comunale di Bologna è in programma Stabat Mater, preghiera per la pace. Oltre ai gesti simbolici, avvertiamo la necessità di mettere in atto azioni concrete, si legge in un post su Facebook del Teatro Comunale, per richiamare la cittadinanza bolognese a un impegno per portare aiuti sul campo, rivolti all'assistenza medica, all'accoglienza e agli aiuti umanitari. E ora facciamo il punto, cambiamo pagina e guardiamo alla situazione dell'aeroporto Marconi, che ha fatto il punto sul futuro. Siamo sopravvissuti a un biennio disastroso a causa della pandemia e nonostante la mancanza di ristori, arrivati solo ora e parzialmente, abbiamo messo in sicurezza le attività aeroportuali. Lo ha detto l'amministratore del Marconi di Bologna, Nazareno Ventola, annunciando la ripartenza degli investimenti sullo scalo cittadino. Gabriele Sciarra. Due anni vissuti in apnea, voli al lumicino e passeggeri vicino allo zero. Sono quelli della pandemia e dei lockdown che hanno bloccato il traffico aereo con ricadute pesanti sugli operatori del settore, i quali hanno ricevuto qualche ristoro soltanto all'inizio dell'anno in corso. Lo ha detto l'amministratore del Marconi di Bologna, Nazareno Ventola, parlando a Palermo nel corso della conferenza degli aeroporti regionali europei. Noi come aeroporti, come settore aeroportuale in Italia, abbiamo visto i primi, chiamiamoli ristori, i primi aiuti, solamente un paio di mesi fa, una prima tranche grazie anche all'interessamento di ENAC, che ha permesso di avere un 50% di quello che era stato richiesto dagli aeroporti, tutti gli aeroporti italiani. Questo è stato, diciamo, versato agli aeroporti
all'inizio del 22, quindi 2 anni dopo l'inizio della crisi. Abbiamo vissuto, diciamo, questa crisi per 2 anni pieni senza avere un euro di supporto da parte delle istituzioni. Ovviamente è stato difficile, siamo sopravvissuti, abbiamo lavorato per mettere in sicurezza i nostri conti e soprattutto in prima dei conti le nostre persone, perché il tema principale della crisi Covid è stato mettere in sicurezza le persone e i passeggeri dal rischio di contagio, però chiaramente siamo aziende, dobbiamo continuare a investire, abbiamo un ruolo cruciale per la connettività dei territori e su questo continueremo a lavorare. Chiaro che non siamo stati tra i settori più aiutati, ma adesso credo che guardare le spalle e piangerci addosso non serve a nulla, bisogna lavorare per il futuro. E guardando avanti, Ventolo aggiunge, abbiamo un piano industriale che prevede per quest'anno un investimento pari a 20 milioni di euro per le aree dei servizi terminal e per i piazzali, oltre che per il miglioramento dei servizi per i passeggeri, mentre a partire dal 2023 una quarantina di milioni all'anno saranno investiti per continuare lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Ventolo ha infine ricordato che lo scalo bolognese ha reagito molto bene ai problemi derivanti dalla pandemia, soprattutto per quanto riguarda il settore cargo. In questo segmento, conclude Ventolo, il Marconi di Bologna è diventato il terzo aeroporto italiano. E l'ex consigliera comunale del PD e presidente del quartiere Porto, Elena Leti, entra nel CDA dell'aeroporto Marconi. Il sindaco Matteo Lepore, in accordo con la regione Emilia-Romagna, ha infatti designato Leti come consigliera di amministrazione in rappresentanza di Comune e Città Metropolitana di Bologna. Auguro buon lavoro a Elena Leti, commenta il sindaco Lepore, e ringrazio Silvia Giannini per l'impegno profuso in questi anni all'interno del CDA. E cambiamo argomento. Palazzo da Curso ha presentato oggi 2 bandi, uno sulla danza, l'altro sulla musica, per attività di inclusione culturale per la realizzazione del primo Festival Internazionale dei Portici nel 2023, appunto a Bologna, città i cui portici sono stati riconosciuti patrimonio mondiale. Alessia Salvatori. Aperti fino al 28 aprile 2 bandi del Comune di Bologna per un totale di quasi 1 milione di euro con cui avviare un grande cantiere creativo per coinvolgere tante realtà culturali del terzo settore per lanciare il primo Festival Internazionale dei Portici nella primavera del 2023. I 2 bandi offrono occasioni di riappropriazione dello spazio, del corpo e della socialità a partire dai 12 tratti di portici bolognesi. I progetti selezionati prenderanno avvio quest'estate. L'obiettivo è anche quello di aiutare una ripresa delle attività dopo la pandemia. I bandi hanno 2 assi, uno sulla musica, uno sulla danza, e quindi i soggetti che sono attivi nell'area bolognese su questi temi e che quindi hanno un'esperienza consolidata possono sicuramente presentare i loro progetti, progetti che possono essere riferiti a uno specifico luogo, a uno specifico periodo o anche a un arco di tempo più ampio, insomma un po' a discrezione anche di chi li presenta, possono includere degli ospiti, possono includere delle relazioni con realtà culturali attive in altri territori e comunque devono interpretare attraverso le arti performative appunto lo spazio del portico e il suo significato come luogo di relazione per la comunità. Ci immaginiamo progetti che sappiano appunto vivere il portico come un grande libro performativo, aperto di spettacoli, laboratori e quanto la creatività ci saprà presentare, e che sarà la premessa importante, il prologo importante, la sostanza importante del Festival Internazionale dei Portici, che è una nuova scommessa culturale per la città di Bologna. Il Comune di Bologna ha ricevuto in donazione dalla famiglia Sant'Anastaso, quella degli attori Mario e Pippo, una ricca collezione musicale composta da migliaia di dischi a 33, 45 e 78 giri e di svariati CD. I Sant'Anastaso, di origine napoletana, vivono a Bologna dagli anni 50. I volti più conosciuti sono appunto Mario e Pippo, due comico molto presente nella TV degli anni 70, ma la famiglia contava altre 2 sorelle e un fratello, Carlo. Era quest'ultimo a collezionare dischi e ne aveva raccolti quasi 24.000. Alla sua morte erano stati conservati dal fratello Mario fino alla sua scomparsa nel gennaio 2021. Adesso il nipote Andrea, figlio di Pippo, attore e conduttore radiofonico, ha deciso di esaudire una delle ultime volontà di Carlo, cioè regalare la collezione alla città di Bologna. Terminato l'inventario della donazione, i dischi saranno a disposizione per l'ascolto di tutti in sala borsa e in altre biblioteche comunali della città. E ora una breve pausa, a tra poco.
Cosa rende un materasso Tempur così speciale? È il nostro materiale Tempur che si adatta in maniera perfetta al tuo corpo? O è la nostra instancabile ricerca nell'innovazione che prosegue da decenni? Oppure perché siamo al primo posto nella soddisfazione dei clienti? O è il feeling senza pari di Tempur? Il perfetto equilibrio tra comfort e sostegno. Così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Quelle piccole riparazioni in casa e non sai come fare? Chiama al Ciapiner di Sandro Poli. Dal 2008 al servizio dei privati, aziende ed enti pubblici per lavori di manutenzione, riparazione tapparelle, zanzariere, cerniere mobili e tanto altro per la casa. Al Ciapiner è anche specializzato in lavori di giardinaggio e movimento terra. Con attrezzature all'avanguardia, vangatrice per orti larga solo 120 cm, mini escavatore largo appena 70 cm per passare dove gli altri non passano. Al Ciapiner di Sandro Poli, diffidate delle imitazioni. Buonasera, mi dica tutto. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, posso aiutarla? A noi dell'avventura elettrodomestici di Casalecchio di Reno piace servire la gente, piace stare con la gente. Ma che pazienza, signora, con questi uomini. La staga buona, la staga buona. Signora, mi scusi, ho sbagliato la misura. Ma dov'è il problema? Noi gliela cambiamo. Le do una mano. Per questo Ventura Elettrodomestici di Casalecchio di Reno, da 60 anni e sempre, affidabilità! Abbiamo a cuore il benessere di tutta la famiglia. Per questo rispondiamo sempre alle vostre esigenze grazie ad esperti disponibili a pochi passi da casa. Da 40 anni la poltroncina montascale Vimec accompagna le persone nei loro spostamenti domestici per una quotidianità che si muove serena. Approfitta del bonus del 75%, chiama il numero verde 800 20 40 42 o visita il nostro sito www.vimec.biz. Immagina un mondo creato appositamente per te e per i tuoi momenti di benessere. Vivi il mondo di Isab Arredamenti Bagno. Dal 1963 Isab arreda i tuoi desideri con mobili da bagno in stile moderno e ti accompagna dalla progettazione al montaggio, dando forma ad ogni tua idea. Visita il nostro showroom. Troverai le idee più esclusive per un bagno da sogno, il tuo. Isab Arredamenti Bagno, a Castelmaggiore in via Bentini 45, Bologna. Telefono 051 700 170. Su internet www.isabarredobagno.it. In Chateau d'Ax amiamo stupirvi con il design, italiano ovviamente, con la qualità e il comfort dei nostri modelli. Tutto ciò che serve per farvi sentire finalmente a casa. Chateau d'Ax, la casa secondo te. A San Marino, in via 25 marzo 1B, Borgo Maggiore. È passato un anno dall'inizio della pandemia ed il mercato immobiliare è tornato ad essere protagonista. Il lockdown, lo smart working e la DAT hanno rimesso al centro la casa e sono sempre in crescita coloro che hanno deciso di regalarsi una stanza in più o magari un giardino o un terrazzo abitabile. Purtroppo, si sa, non è possibile aggiungere una camera alla propria casa, né tantomeno allargare il balcone o annettersi il giardino condominiale. Per questo motivo Mondoré ha realizzato il servizio Cambio Casa. Cambio Casa è la soluzione per chiunque cerchi una nuova abitazione dovendo vendere il proprio immobile. Per saperne di più, chiama Mondoré, l'agenzia più bella che c'è. Rientriamo in studio e riprendiamo il nostro telegiornale. Forever Young, ecco il percorso di salute e benessere proposto da Villa Bella all'Hotel Helvetia di Porretta Terme sull'Appennino bolognese. 5 giorni e 5 notti tra relax, terapia termale e medicina anti-aging. Simona Iannessa. Forever Young, non solo il titolo di un vecchio brano degli Alphaville degli anni Ottanta, ma un programma medico-scientifico altamente qualificato che mette insieme la cura anti-aging, la terapia termale, una sana e corretta alimentazione con il relax. Tutto con l'obiettivo finale di raggiungere quello che si definisce il benessere globale attraverso la promozione di ritrovamento della forma fisica e mentale top per ognuno di noi. È il progetto studiato su un soggiorno di 5 giorni e 5 notti e confezionato ad hoc dallo staff di Villa Bella per l'Hotel Helvetia di Porretta Terme,
con il supporto di Confcommercio Ascom, un percorso di benessere, salute e relax a 360 gradi. Il paziente arriverà, verrà visitato dallo staff medico, dal nutrizionista, farà la scheda tecnica in palestra con il personal trainer, ogni giorno farà la passeggiata in natura nei percorsi CAI dell'Appennino, farà ginnastica in acqua, eseguirà tutte le coccole alla spa dell'albergo, ovviamente le terapie termali che sono parte integrante dell'hotel e del progetto. E mangerà quello che i nutrizionisti sceglieranno per il paziente in base al tipo di paziente, all'anestetismo che vogliamo trattare, e poi ci sarà un check-out finale il venerdì mattina con le terapie da proseguire a domicilio a casa. 20 giorni prima il paziente o il cliente riceve a casa il kit che deve rimandare indietro al laboratorio di analisi, in modo tale che in questi 20 giorni vengano fatte tutta una serie di analisi che necessitano di questi tempi, così che quando il paziente il cliente arriva in struttura, i medici sanno già esattamente chi hanno di fronte e possono programmare nel modo più efficace, quindi migliore, tutte le terapie in modo tale che questi 5 giorni siano veramente 5 giorni super efficaci e anche tutte le terapie, tutti i suggerimenti per il post programma siano veramente mirati e personalizzati sul cliente. Porretta come città di terme, ma anche come città di verde, e da questo punto di vista accogliente per quello che riguarda progetti di questo tipo, in questo momento si rilancia in maniera molto forte, dando così un contributo all'economia sì di Porretta ma anche di tutto il nostro Appennino. E siamo allo sport. Questa mattina è stato presentato il calendario degli eventi sportivi della città nel progetto Bologna, lo sport si fa grande. Un'iniziativa che vedrà il ritorno del grande tennis con la Coppa Davis e la Formula 1 a Imola, con il lancio di un cartellone dedicato a tutti gli eventi sportivi a Bologna in questo 2022. Vediamo. Mattia Santori, Bologna sta diventando sempre di più una sport valley e questo evento lo testimonia. Sì, questi eventi, noi lanciamo il primo calendario degli eventi sportivi a Bologna e comunichiamo alla cittadinanza che a tutti gli effetti siamo il capoluogo di quella che è una regione che è diventata una Sport Valley, e per cui si va dalla Coppa Davis al Gran Premio di Formula 1 fino ai mondiali di bike, al Giro dell'Emilia, diciamo tanti sport ma che vanno nella stessa direzione, cultura sportiva, spettacolo e fruizione di uno spettacolo aperto a tutti. Beh, è da anni che coltiviamo lo sport come uno degli elementi caratterizzanti a livello internazionale Bologna. Finalmente Bologna è una città credibile per ospitare grandi eventi sportivi, c'è una grande squadra con la regione Emilia-Romagna e con tutti i partner istituzionali, e quindi siamo in grado finalmente di promuovere un cartellone annuale di grandi eventi sportivi che hanno riportato Bologna al centro della programmazione sportiva. Sì, una Bologna che si fa in grande anche attraverso lo sport. Questo periodo è l'ideale per annunciare questi eventi perché chiaramente è uno dei modi per ripartire. Lo diciamo da tempo, però davvero con lo sport si riparte, cerchiamo di farlo al meglio. La grande Bologna e lo sport davvero è un veicolo incredibile, non solo per ripartire ma anche per portare le persone a praticarlo, a tifarlo, a emozionarsi. Diciamo che sul 2023 e anche il 2024 abbiamo diverse candidature in corso, su cui ovviamente anche per scaramanzia ancora non ci esponiamo, preferiamo dare le notizie quando sono certe, però è chiaro che Bologna diventa sempre più richiesta per gli eventi sportivi anche internazionali, e questo ci fa piacere, dobbiamo semplicemente continuare a essere all'altezza di questa richiesta. E dopo lo sport un'altra pausa, a tra poco. Agitazione, cattivo umore, stress. Ritrova la migliore versione di te con Ansiben Relax. Favorisce il recupero del buon umore e del benessere mentale. Ansiben Relax, in omaggio a una tecnica di rilassamento. Pull Pharma, essere il tuo benessere.
tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni. Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Salve. Purtroppo vi devo parlare delle blatte, quelle brutte bestioline che girano in cucina e in bagno, mangiando tutto quello che trovano, ma che sono anche dei pericolosi vettori di microrganismi patogeni. Allora c'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi. Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro, con un anno di garanzia sulla risoluzione del problema. E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente. Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiamaci per pianificare un ciclo di interventi. Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133 o vai su bolognaclean.com. Sei proprietario di un appartamento che vuoi vendere e temi di far scelte sbagliate? Vendi casa e non sai quanto vale veramente? Affidati a Masicasa Immobiliare Bolognese e avrai esperienza sul mercato trentennale. Se affitti, selezione, consulenza pre-post contrattuali garantite. Se vendi, pubblicità e social media al passo coi tempi. Assistenza fino a rogito. Ricorda, per vendere o affittare a Bologna, agenzia Masicasa. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Ben ritrovati in studio. Prima di salutarvi vi voglio ricordare l'appuntamento di questa sera alle 21 con il nostro settimanale dedicato alla salute, Medicina Amica, appunto, che andrà in onda alle ore 21. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.